Pronto, buongiorno. Senta, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra. Il giudice per l'udienza preliminare di Perugia, Paolo Micheli, ha condannato a 30 anni Rudy Ghedè e ha rinviato a giudizio Amanda Knox e Raffaele Sollecito, tutti e tre imputati per l'uccisione della studentessa britannica Meredith Kercher. Visti gli articoli 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. Ridetermina la pena inflitta a Knox, Amanda, Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Respinge la richiesta avanzata dal Procuratore Generale di applicazione di misura cautelare nei confronti di Knox, Amanda, Marie. Innocenti. Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti dalla Corte di Cassazione dall'accusa di aver ucciso poco più di 7 anni fa a Perugia la studentessa inglese Meredith Kercher. Tra chi immaginava una sentenza definitiva di condanna e chi puntava ad un processo d'appello ter con l'annullamento del verdetto della Corte d'Assise di secondo grado di Firenze, la Suprema Corte ha scelto una terza via, forse la più difficile. Rivalutati in oltre 10 ore di Camera di Consiglio i fatti e gli atti, i giudici hanno concluso per l'assoluzione degli imputati, tecnicamente per non aver commesso il fatto, in sostanza per insufficienza di prove, come spiega l'indicazione nel dispositivo del secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale.